Ciao amici, ciao amiche, io vi ringrazio immensamente e questo credo che sia l'80° video che sto facendo e quindi vi ringrazio immensamente per la pazienza che avete avuto a seguire questi video e mi fa veramente piacere perché successivamente vengono fuori delle bellissime domande. Per esempio, un carissimo amico mi ha domandato a rispetto dei viaggi astrali, del corpo astrale, del corpo, praticamente questo allontanarsi, cioè lo spirito che sta lontano dal corpo, fa il suo viaggetto, fa delle esperienze e poi ritorna, no? Questa esperienza è un'esperienza secondo me molto importante e vi dico anche il perché. Come ho accennato tantissime volte, noi siamo perfetti, onniscienti, onnipotenti e immortali. Siamo anche immortali. Però, in questa immortalità possiamo anche passare un guaio. In che senso? Nel senso che noi siamo i Surga, gli esseri più evoluti dell'universo. Tutti quanti insieme compongono Dio, che io chiamo Surun, perché io non lo voglio chiamare Dio, perché quando tu dici Dio vengono in mente un sacco di cose strane. Capite il mio concetto? Capite che cosa è Surun? Lasciate stare Dio, lasciatelo stare, lasciate Dio ai preti, ai cattolici, a tutti questi insomma che credono in Dio, costruttore di pizzette con la cupola, lasciatelo a loro. Io lo chiamo Surun proprio per evitare qualunque cosa. Allora, noi siamo Surga e noi però a ogni fine di universo materiale ci incarniamo in forma virtuale, rivivendo quello che hanno vissuto i nostri fondatori, cioè siamo praticamente messi in una specie di teatro dove noi viviamo tutti i disagi che hanno avuto gli esseri viventi, gli esseri biologici nel bioverso, il primo universo della serie, di questa serie, che poi ha generato i Surga, che si sono mantenuti nel massimo livello di evoluzione e quindi hanno vissuto delle vite meravigliose e bellissime. Però è possibile non riuscire a creare un universo nuovo, è possibile, è molto raro, ma può succedere. Può succedere se non c'è un sufficiente numero di Surga che si risveglia in tempo utile e pronto a creare il nuovo universo. Quindi, nella fine dell'universo c'è questa nostra esperienza. Il vantaggio consiste nel capire quello che è l'esistenza quando siamo ancora in vita. Allora, io vi dicevo che, perché stavo parlando appunto di questo corpo astrale, di questo viaggio astrale. Il viaggio astrale serve proprio, e guardate quanto è importante questo, a farti capire che puoi vivere senza il corpo fisico. Ok? Vuoi una prova meglio di questa per capire che puoi vivere senza il corpo fisico? È in pratica un'introduzione al concetto di virtualità. Cioè, se tu ti stacchi dal tuo corpo fisico, cioè una cosa più chiara di così, ti stacchi dal tuo corpo fisico e fai un bellissimo viaggio che nelle tradizioni, nelle culture viene definito viaggio astrale. Nelle tradizioni e nelle culture è definito viaggio astrale. Però tu rifletti alla luce di quello che spiego io e tu capisci che è il tentativo dei Surga svegli di dirti ma carissimo, ti vuoi rendere conto che questa è una realtà virtuale, sì oppure no? E dai, fai uno sforzetto. Ti abbiamo fatto fare persino il viaggio astrale per farti capire che puoi vivere senza il corpo fisico. Ma come te lo dobbiamo spiegare? Vuoi il disegnino? Ma che cosa dobbiamo fare per fartelo capire? Non è che possiamo venire lì e dirtelo così, bla bla bla. Dici, però ti mandiamo Maurizio che te lo dice così, bla bla bla. E io ve lo sto dicendo, ma insomma, più di questo, ma che possiamo fare? Quindi spero che questa spiegazione possa essere utile e possa aver chiarito finalmente questo dubbio, che è una cosa molto importante. Poi vorrei dire anche altre cose. Vorrei dire che
Molte persone seguono le cose che dico io. Con vivo interesse, per carità, con vivo interesse, però anche con curiosità, più che qualcuno le segue proprio in senso pieno, però a volte si seguono anche soltanto per curiosità, come per dire, vediamo un po' che spiegazioni gli dà. E va bene, va benissimo, però in realtà a me piace quando si fa tesoro delle cose che dico io. Per esempio, l'amore. L'amore, e siamo abituati a vivere l'amore con grande distacco. Cioè, non c'è tutta l'empatia che ci potrebbe essere, tutta la meravigliosa interazione tra persone che ci potrebbe essere. C'è un certo distacco, quasi una certa indifferenza, perché noi siamo abituati sin da piccoli ad avere un distacco. Siamo abituati fin da piccoli a cercare di rimanere il più possibile indifferenti a quello che succede agli altri, un certo distacco, per carità, no? E quindi non viviamo l'amore in un modo fluido, spontaneo, autentico, capito? È difficile. Può succedere, per carità, io mi auguro che succeda più spesso, però. L'amore non è soltanto un sentimento del tipo, ah sì, no, ti voglio bene, e poi magari tu mi chiedi aiuto e dico, no, senti, c'ho da fare, perché no, ho troppi problemi. Quindi, cioè, è un amore un po' finto, un po' plastica, un amore di plastica. È l'amore che si vede in tante religioni, che sì, tu devi voler bene agli altri, però con distacco, capito? Nel senso che non è che devi fare qualcosa, basta che gli vuoi bene, se vogliamo se bene, che tanto è gratis, è facile, se volevo bene. Poi però non fai niente in relazione a quest'amore, no? Non è che bisogna fare chissà che, attenzione, non è che devi fare chissà che, ma ci vuole un po' di empatia, bisogna amare le persone, bisogna amare gli animali. E io infatti ho fatto dei post, io a volte faccio dei post un po' provocatori, per scatenare un pochino di domande, come quando dicevo io sono Dio onnisciente, onnipotente, l'unico Dio vero, ma perché qualcuno me lo chiedesse così gli avrei risposto, ma lo sei anche tu, siamo un unico essere, lo sei anche tu. Io adesso ho detto, ho fondato una religione, però per favore chi non la vuole conoscere, non la vuole praticare, per favore esca dal gruppo. E certo che l'ho detto, era un po' una provocazione, perché essere al corrente di tante cose belle e poi non essere capaci di praticare neanche l'1%, a cosa serve? Noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza, la nostra conoscenza, dobbiamo voler bene alle persone, agli animali, dobbiamo aiutarli nei limiti del possibile, per carità. Capito? Bisogna scambiarsi affetto, parole carine, gentili, educate, e bisogna fare le coccole agli animali. Se puoi fare le coccole alle persone, ma falle anche alle persone. Dobbiamo sentirci amati, perché sentirci amati ci fa stare bene e amare qualcuno ci fa stare ancora meglio. Capito? È un discorso, l'amore è un discorso di contatto, di abbraccio, di carezze, di aiuto. Capito? C'è un concetto molto semplice che è questo, no? Non so se vi ricordate, c'era uno che diceva, ami il prossimo tuo come a te stesso, nel senso che se tu c'hai fame vai a mangiare, no? Se tu vedi che un poveraccio si sta morendo di fame, dagli qualcosa da mangiare. E faceva proprio l'esempio pratico, in modo che non si confondesse, no? Le persone non si confondessero. Se uno ha sete, dagli da bere, Se tu c'hai la possibilità, dagli un bicchiere d'acqua. Che ti costa? Quindi dava proprio l'esempio. Cioè, amare significa aiutare gli altri, soddisfare un pochino le necessità degli altri. L'amore non è un semplice sentimento, è proprio un'azione. L'amore senza azione è un amore finto, capito? Se uno sta morendo di sete, dagli un bicchiere d'acqua. È inutile che dici ti voglio bene,
gli mandi i bacetti, a quello che gliene frega, quello c'ha bisogno di bere, c'ha bisogno di acqua, capisci? Sì, l'amore può essere anche un sentimento, per carità, ma se non c'è l'azione è vuoto. Quindi io vi sto insegnando l'amore da quando ho cominciato, sono 80 video che ve lo sto spiegando quest'amore. Per questo ho fatto un post un po' provocatorio dove dico, dice sì, ho fatto una religione, beh, e io mica mi vergogno. Però la mia religione spiega cose vere, cose belle, spiega la scienza, la tecnologia, l'esistenza, che cos'è solo uno, non dico Dio perché non mi piace questa parola, cos'è solo uno e cosa sono i surga, cosa siamo, qual è il vero io, il nostro vero io. Noi qui siamo solo delle proiezioni, è una religione. Ogni religione ha la sua struttura, capito? La mia è diversa da tutte le altre. Per questo non è che possa accostarmi alla religione che ne so così, alla religione così, no, per una fa una tutta diversa e l'ho anche registrata legalmente perché abbia il diritto di esprimersi. Perché prima o poi qualcuno mi bloccherà, e l'hanno già fatto, su Facebook si vede, ma io ho comunque il diritto di esprimermi. Perché avendo fondato una religione, io ho il diritto di esprimermi, perché esistono delle leggi che proteggono le religioni. Capito perché l'ho fondata? Non è che l'ho fondata per hobby o per guadagnare. Io non guadagno niente con le religioni. Io non accetto offerte, non accetto sovvenzioni, non accetto assolutamente niente. Anzi, vi dirò di più, che io avendo fondato questa religione, sono 2 anni che io pago le tasse, tasse. Perché purtroppo vanno pagate le tasse. E ci rimetto di tasca mia, del mio lavoro. E io non è che sono ricco, capito? Io non è che io lavoro per... guadagno lavorando, quindi diciamo è tutto un sacrificio, questo è amore, l'amore è un pizzico di sacrificio in relazione a qualcun altro, che può essere un parente, un amico, un figlio, una figlia, una mamma, un papà, un fratello, una sorella, ma può essere anche il vicino di casa, può essere anche una persona che neanche conosci. La cosa certa è che amare è un'azione, senza azione non c'è nessun amore. Non deve essere chissà quale azione, ma una piccola azione. Questo è praticare la mia religione, se vogliamo chiamarla religione. Io la chiamo volentieri religione perché non mi nascondo, è una struttura di idee registrata legalmente, esiste. Non ci guadagno niente, ci rimetto solo, pago le tasse. Quindi, questo per difendere il diritto di parlarne, attenzione. Quindi pratichiamo. Se volete conoscere la religione, la mia religione, rimanete nel gruppo. Se volete praticarla, rimanete nel gruppo. E se non ve ne frega niente, ma che c'è stato a fare qua? Scusate, eh? Io vi ho spiegato tutto. Vi ho detto che l'amore è un'azione. Poi i miei stessi amministratori del passato, del presente, ma anche quelli del futuro, si ammazzano di liti, è una vergogna, io non ne posso più, io sono tentatissimo a smetterla di continuare a dire queste cose, capito? Sono proprio tentato di lasciare perdere, perché ve lo dico sinceramente, è un caso perduto, quest'amore di plastica non funziona, non è niente, è il nulla. Non riusciremo a fare niente così. Per questo dicevo. Ma se non vi interessa, non ci credete, le cose che dico io. Ma abbandonatelo questo gruppo. Se abbandonate il gruppo, liberate anche me. Perché se ve ne andate tutti dal gruppo, io non ho più il dovere di fare questi video. Facciamoci questo favore, ok? Con amore, senza risentimenti. Non importa chi sbaglia, chi non sbaglia, di chi è la colpa, ma che me ne frega a me di chi è la colpa? Io vi amo tutti, vi perdono tutti e vi amo e faccio qualcosa perché vi amo. Ma se questo amore non arriva da nessuna parte, ma perché non ci riposiamo un po'?